Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne a chiedere, per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti questo spirito più ardente che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cielo, volume 3, capitoli 104 e 105, 1 e 3 agosto 1900. Continua il mio adorabile Gesù a venire scarsissime volte e per poco tempo. Questa mattina mi sentivo tutta annientata e quasi non ardivo di andare in cerca del mio sommo bene. Ma lui, sempre benigno, è venuto e volendomi infondere fiducia, mi ha detto: Figlia mia, innanzi alla mia maestà e purità, non vi è chi possa stare di fronte, anzi tutti sono costretti a starsene atterriti e colpiti dal fulgore della mia santità. L'uomo vorrebbe quasi fuggire da me, perché è tale e tanta la sua miseria che non ha coraggio di sostenersi innanzi a Dio. Ed ecco che, facendo campo della mia misericordia, assunsi l'umanità, che temperando i raggi della divinità è mezzo come infondere fiducia e coraggio all'uomo per venire a me. Il quale, mettendosi di fronte alla mia umanità che spande raggi temperati della divinità, ha il bene di potersi purificare, santificare ed anche divinizzare nella mia stessa umanità deificata. Perciò tu statti sempre di fronte alla mia umanità, tenendola come specchio in cui tergerai tutte le tue macchie, non solo, ma come specchio in cui, rimirandoti, acquisterai la bellezza e man mano andrai ornandoti a somiglianza di me medesimo.
perché è proprietà dello specchio far comparire dentro di sé l'immagine simile a quella di chi si dimira. Se tale è lo specchio materiale, molto più è il divino, perché la mia umanità serve all'uomo come specchio per rimirare la mia divinità. Ecco perciò che tutti i beni all'uomo dalla mia umanità derivano. Mentre ciò diceva, mi sentivo infondere tale fiducia che mi è venuto il pensiero di volergli parlare dei castighi. Chissà mi avesse dato udienza o potessi avere l'intento di placarlo del tutto. Ma mentre mi accingevo a ciò, come lampo è scomparso e l'anima mia, correndo dietro a lui, si è trovata fuori di me stessa. Ma non l'ho potuto più ritrovare. E con sommo mio rammarico ho visto tante persone che andavano nelle carceri, altri settari che uscivano per attentare altre vite di re di altri capi. Vedevo che si rodevano di rabbia perché loro manca il mezzo ancora come uscire tra i popoli e farne macello, eppure giungerà il tempo loro. Onde dopo ciò mi sono trovata in me stessa tutta oppressa ed afflitta. Trovandomi nel mio solito stato, stavo desiderando e cercando il mio amato Gesù, onde dopo averlo lungamente aspettato, è venuto e mi ha detto: Figlia mia, perché mi cerchi fuori di te, mentre potresti più facilmente ritrovarmi dentro di te? Quando tu mi vuoi trovare, entra in te, giungi fin nel tuo nulla, ed ivi, senza di te, nel brevissimo giro del tuo nulla, scorgerai le fondamenta che ha gettate in te e le fabbriche che ha innalzato in te l'essere divino. Guarda e vedi. Io ho guardato e ho visto le solide fondamenta e le mura altissime che giungevano fino al cielo. Ma quello che mi faceva più stupire era che vedevo che il Signore aveva fatto questo bel lavoro sopra il mio nulla. E le mura erano tutte murate senza nessuna apertura. Si vedeva solo alla volta un'apertura che corrispondeva solo al cielo, ed in questa apertura vi risiedeva nostro Signore, sopra una colonna stabile che sporgeva dalle fondamenta formate sul nulla. Ora, mentre me ne stavo tutta stupita a guardare, il benedetto Gesù ha soggiunto: Le fondamenta formate nel nulla significa che la mano di Dio la opera dove c'è il nulla. E mai vi mescola le sue opere con le opere materiali. Le mura senza apertura all'intorno è che l'anima non deve avere nessuna corrispondenza di attacchi con le cose terrene, tanto che non c'è nessun pericolo che vi potesse entrare neppure un poco di polvere, perché tutto è ben murato. La sola corrispondenza che le danno queste mura è per il cielo, cioè dal nulla al cielo, ed ecco il significato dell'apertura fatta nella volta. La stabilità della colonna è che l'anima è tanto stabile nel bene che non c'è vento contrario che la possa muovere. Ed io che vi risiedo sopra è indizio certo che l'opera fatta è tutta divina. Chi può dire quello che comprendevo su ciò, ma la mia mente si perde e non sa dire nulla. Sia sempre benedetto il Signore e sia tutto per sua gloria ed amore. Ora, in questi due capitoletti abbiamo il nostro Signore che ci porta molto in alto a riflettere su cose molto molto profonde, dapprima servendosi della sua santissima umanità. Noi sappiamo benissimo che la Santissima Umanità di nostro Signore Gesù Cristo è stata sempre, da tutti nella Chiesa, raccomandata come strumento unico e del tutto principale di mediazione. San Paolo stesso, parlando dell'uomo Cristo Gesù, lo definisce come il mediatore tra Dio e gli uomini, no? Questo termine, un termine molto ricco, significa che per il mezzo dell'umanità di Gesù si accede a Dio. Nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me, dice Gesù tassativamente, apoditticamente nel Vangelo di Giovanni, no? Di San Giovanni. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Mentre nel secondo capitoletto ci mostra profondissime realtà spirituali, stavolta con un'immagine che descrive, diciamo, lo stato ideale in cui l'anima deve porsi per slanciarsi decisamente e risolutamente verso il cielo. Evidentemente queste due meditazioni che faremo sono straordinariamente importanti per ben collocarsi nel regno del voler divino. Allora, numero 1. Partiamo da un concetto fondamentale. Innanzi alla mia maestà e purità non vi è chi possa stare di fronte. Anzi, tutti sono costretti a starsi inatterriti e colpiti dal fulgore della mia santità. Cioè, quello che noi conosciamo dalla Sacra Scrittura nell'Antico Testamento, che nessuno può vedere Dio e rimanere vivo in se stesso, in questo mondo, in questa situazione in cui stiamo,
come si dice tecnicamente, di viatori o, se si preferisce, di pellegrini, appunto in uno stato di vita terrena, ci rende assolutamente impossibile qualunque tipo di contatto con la divinità. Non perché la divinità non sia in se stessa sommamente bella e sommamente amabile, ma perché mancherebbe in noi la disposizione necessaria per poterci stare. Per cui se noi vedessimo per assurdo Dio, rimarremmo immediatamente tutti fulminati. Adesso, Dio nella sua essenza, nella sua pura maestà e divinità. Questo è un punto fondamentale, no? Quindi questo dipende certamente dall'indisposizione somma che c'è in noi, non soltanto per la condizione ancora, ripeto, legata a questa vita, alla vita terrena, ma soprattutto nello stato di natura decaduta in cui ci troviamo. Neanche Adamo vedeva Dio nella sua essenza, quindi dobbiamo sempre pensare alla condizione della giustizia originale, era tale che si viveva in un'amicizia con Dio, ma un po' possiamo immaginarla come la vivono le anime che hanno dei doni di entrare in contatto diretto con lui, no? Quindi non godendo della divina essenza, perché altrimenti il paradiso terrestre sarebbe stato uguale al paradiso celeste, ma tuttavia, grazie alle modalità, insomma così, di attenuazione del suo fulgore che Dio conosce e che Dio sa adoperare per comunicarsi alla creatura, appunto avere un intimo e profondo contatto con lui. Ma ecco, a prescindere da queste cose, proprio per questo sussiste ed esiste la Santissima Umanità di Gesù. Ecco che facendo campo della mia misericordia assunsi l'umanità. Altrimenti l'uomo fuggirebbe da me perché tale e tanta è la sua miseria che non ha coraggio di sostenersi dinanzi a Dio. Questo tra l'altro mette anche le fondamenta del capitoletto successivo. Quindi quest'umanità vela, no? Ricordiamo anche nell'Antico Testamento, no? Mosè quando stava a contatto con Dio si velava il volto. Tutti quanti i luoghi più santi del Tempio di Gerusalemme avevano veli, cortine, il Santo dei Santi era velato, no? Questa teologia del velo poi entrò anche nella Chiesa Cattolica, in alcune chiese ancora si vede, fino a qualche tempo fa davanti ai tabernacoli c'era una tendina, un velo, no? Che aveva poi il colore liturgico del giorno. Perché? Perché lì c'è il Santo dei Santi. I calici, i vasi sacri durante la Santa Messa venivano velati, quindi scoperti al momento dell'offertorio, no? Anche il capo delle donne veniva velato, no? Quindi c'era, ma la Santissima Eucaristia, per esempio, che cos'è? Gesù che si nasconde dietro i veli, c'è anche un canto che parla di sotto i veli che il grano compose, no? In quell'ostia raggiante di luce. Sono i veli eucaristici delle sacre specie. Quindi tutta questa velatio, ecco, diciamo così, ci ricorda che è impossibile avere un rapporto, come dire, diretto con la divinità. Occorre un rapporto mediato. E chi è il mediatore? Anzitutto, soprattutto, prima di tutto, la Santissima Umanità di Gesù. Quindi chi si mette davanti alla umanità di Gesù ha il potere di potersi purificare, santificare ed anche divinizzare attraverso la Santissima Umanità deificata di Gesù. Quali sono gli altri strumenti di mediazione? Gesù ovviamente è l'unico mediatore, ma si intende l'unico mediatore non nel senso che non esistono altri mediatori, perché altrimenti non esisterebbe la Chiesa, non esisterebbe il Papa, non esisterebbe il sacerdozio, non esisterebbero i sacramenti, non esisterebbe la Madonna, non esisterebbero i santi, d'accordo? Sono tanti, diciamo così, la schiera dei mediatori. Gesù è l'unico mediatore nel senso che ne è il primo, l'indispensabile, il principale e quello che lo è per antonomasia, nel senso che tutto parte dalla Santissima Umanità di Gesù. Ecco perché è così importante per tutti noi, e questo sarà sempre importante, meditare sull'umanità di Gesù. Ed ecco per esempio che nel Pio Pellegrinaggio della Divina Volontà, certamente nella prima parte, c'è un'esplicita
meditazione sul fiat creante, no? Quindi sono dei giri nel fiat creante, ma nella seconda parte si entra nella Santissima Umanità di Gesù, ampliando un pochino la sfera dell'ora della passione che si concentrano sulle ultime 24 ore di vita di Gesù, no? E ci sono delle scene molto, 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 molto edificanti. E la contemplazione, la meditazione della Santissima Umanità di Gesù e dell'umanità Santissima della Madonna, vedete che belle immagini che usa Gesù, è specchio in cui si tergono tutte quante le macchie. Perché? Perché vedendo la loro perfezione emergono tutte quante le nostre imperfezioni e pregandoli, confessandole e lavorando per correggerci, piano piano le detergeremo. Ecco, non solo, ma come specchio in cui rimirandoti acquisterai la bellezza e man mano andrai ornandoti a somiglianza di me medesimo. Cioè, dentro la vita, nella divina volontà, noi dobbiamo imparare a farci spesso questa domanda, eh? Cioè, oltre a vedere la volontà di Dio in tutte le cose, cioè, quando dobbiamo prendere qualche decisione o qualche cosa, piccola o grande, noi dobbiamo chiederci: cosa farebbe, per quanto riesco a comprenderlo, Gesù e la Madonna in questa circostanza? E questo noi non possiamo dare una risposta, come dire, a sentimento. Dobbiamo dare una risposta che abbiamo maturato frequentando l'umanità di Gesù e di Maria Santissima. Anzitutto per quanto ne conosciamo dai Vangeli. E per quanto ne conosciamo tutte quante le fonti certe, autorevoli, attendibili, affidabili, che ci descrivono qualcosa della vita terrena di Gesù. Perché la vita nella divina volontà è stata vissuta da due persone, chiamiamole persone perché una è una creatura e l'altra no, è Dio fatto uomo, ecco, che sono Gesù e Maria. Quindi è proprietà dello specchio far comparire dentro di sé l'immagine simile a quella che si rimira. Se tale lo specchio materiale è molto più al divino perché la mia umanità serve all'uomo come specchio per rimirare la mia divinità. Bellissimo, no? Cioè, nelle operazioni anche minime dell'umanità santissima di Gesù e anche di Maria Santissima, rifulge per l'unione con la divina volontà ciò che Dio è e fa in tutto. Allora noi comprendiamo qui, no? Cioè, meditando le ore della passione, ma che cosa vogliamo fare, per esempio, no? C'è una persona che ti tratta male. Cosa farebbe Gesù al posto tuo? È una domanda retorica, no? Giusto. C'è l'alternativa, non lo so, ecco, facciamo un po' di esempi. Che faccio stasera? Non lo so, vado al cinema o vado a farmi una veglia di preghiera in chiesa? Per carità, capite? Siamo liberissimi di andare al cinema, no? Domanda: cosa farebbe Gesù e cosa farebbe la Madonna? Punto interrogativo. Ovviamente circostanziando, perché un conto che è una persona che è stata sola, un conto che è una persona che ha la famiglia, magari c'è il marito che è non troppo vicino, quindi non può scegliere, ma magari Gesù e la Madonna. Siccome c'è il marito che è lontano dalla chiesa in questa circostanza, tanto per far capire come si fa il discernimento, no? E piuttosto che farlo, lasciarlo da solo e farlo incattivire ancora di più contro la chiesa e contro i sacerdoti, facciamolo contento, andiamo a vedere il film che gli piace, così, ecco, quindi potrebbe questa essere una decisione saggia in quelle circostanze, no? Tanto per far capire. Quindi c'è questo esercizio, ecco, fondamentale. Da cui, come si vede, non solo che non si è esentati, ma va fatto al massimo grado possibile, perché va fatto nella consapevolezza, sia per Gesù, che è un pochino più facile, sia per Maria Santissima, che queste erano persone fuse con la divina volontà, avevano in sé il regno del Fiat Supremo entrambe. Ecco, quindi questa è la prima considerazione fondamentale. La Santissima Umanità di Gesù, come strumento di comunicazione delle operazioni divine alla nostra portata,
e come specchio in cui rimirarci e a cui conformarci, cioè l'immagine dello specchio e la nostra devono diventare sempre più coincidenti. Un altro Gesù o un'altra Maria vivente e operante, no? San Paolo scrive nel Nuovo Testamento: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Ecco, primo punto di meditazione. Secondo capitoletto. Stava cercando, dice, perché cerchi fuori di te mentre potresti più facilmente ritrovarmi dentro di te? Qui chi ha studiato, insomma, teologia, storia della Chiesa, saprà, anche filosofia, no? Pensiamo a Platone e Aristotele, no? Ci sono sempre state due strade per trovare il Signore, quella dell'interiorità e quella del cercarlo nelle cose che Dio ha fatto, ecco, fuori di sé. Platone, le idee, Aristotele, la sostanza, no? Ecco. Allora, è evidente che queste due cose vanno fatte entrambe, non vanno poste in contrapposizione. Qui Gesù sembra però, almeno a Luisa, dire: guarda che mi trovi più facilmente dentro di te. E dove? Nel tuo nulla. Bellissima considerazione, no? Ora, se la Divina Volontà mi aiutasse un po', vorrei un pochino parlare di questo nulla. Perché sarebbe una grandissima grazia da chiedere al Signore che noi riuscissimo davvero a credere che siamo nulla. Ora, questa considerazione certamente richiede argomenti di fede, come sempre, no? E noi sappiamo che la verità di fede, questo ce lo insegna San Tommaso, ce lo insegna la Santa Chiesa, più, ancora più che San Tommaso, sono verità inevidenti, cioè quello che appare, quello che sembra, è il contrario di quello che è. Allora, noi sappiamo che non ci siamo fatti da soli, per esempio, no? Questo è un dato oggettivo anche per un non credente, cioè il mio essere, la mia vita viene da. Dietro quel da uno ci può aggiungere quello che vuole, viene da mamma e papà, viene da Dio, ha creato, viene dal caso, dice qualcosa, essere umano non è possibile una cosa di questo genere, no? Viene da due provette oggi, stanno pure queste cose, viene da dove ti pare, ma non ti sei fatto da solo. Questa è una constatazione, non è un atto di fede. Abbiamo anche un altro aspetto. La nostra vita non è perfettamente il nostro potere. Numero uno, perché verrà un giorno in cui la dovremo lasciare contro la nostra volontà. Numero due, siamo soggetti a tantissime cose. Alla violenza del prossimo, agli incidenti, alle disgrazie, alle malattie, alle intemperie, a quello che vogliamo, alle catastrofi ambientali, insomma, no? Dinanzi a cui cosa possiamo farci? Niente. Veramente niente. Niente. Possiamo sperare, c'è chi spera nella fortuna, c'è chi spera nel fato, c'è chi crede nel destino, d'accordo? C'è chi crede in chissà cosa e c'è chi si affida a Dio. Adesso io qui sto facendo un discorso proprio oggettivo. Abbiamo dei dati che ci vengono dalla scienza medica, cioè la mia vita è collegata attualmente, per esempio, a un grande miracolo che è il battito del mio cuore. Sapete che se il cuore per un minuto soltanto smette di irrorare il sangue nel corpo, siamo morti. Ecco perché l'infarto è così grave, no? E così anche la mia attività cerebrale, ma tutto quanto la vita degli organi, no? Quindi, cioè, sono cose, cioè, la mia volontà, io adesso sto parlando, cioè il mio essere cosciente, non ha potere di dire al cuore batti, e il potere di dire al cuore fermati. Sono operazioni che vanno in automatico, a prescindere dalla mia volontà. Ma se non c'è quella, questa esperienza come il mio essere si dissolve, cioè, d'accordo? E io non ci posso fare niente.
Allora, queste considerazioni sono semplicemente una introduzione, cioè la meditazione sul proprio nulla, noi dovremmo farla. Dalla fede ne sappiamo molte altre di cose. Ecco, dalla fede sappiamo che quella particolare sostanza che si chiama anima, per mezzo della quale io adesso sto parlando, anche se nel parlare, fino a quando sono in questo mondo, subentrano altri fattori legati ai miei organi corporei, l'attività cerebrale, di cui l'anima si serve fino a quando sta in questo corpo, e se il cervello non funziona, purtroppo anche l'anima viene inibita nelle sue possibilità. Le corde vocali che si muovono, no? Tutti quanti gli impulsi che si determinano quando noi esercitiamo qualche cosa che coinvolge la materialità del nostro corpo, no? Quindi questa sostanza spirituale, sappiamo dalla fede che è fatta a immagine e somiglianza di Dio e me l'ha data lui. Sappiamo anche un'altra cosa dalla fede, che l'essere, con la E maiuscola, è Dio, io sono colui che sono, e che tutto ciò che è al di fuori di lui, da lui è stato creato e da lui è costantemente mantenuto nell'essere. Quindi se in questo momento Dio non stesse positivamente esercitando la cura che ha di mantenere anche la sostanza mia nell'essere, io non è che morirei ma mi dissolverei nel nulla. L'esperienza del nostro nulla ci viene anche da tante situazioni, immaginiamo le situazioni difficili che ci capitano nella vita, dove non sappiamo a che santo votarci, come si dice, non sappiamo che decisione prendere, non sappiamo dove andare, non sappiamo discernere il bene e il male, non siamo consapevoli a volte neanche di noi stessi, siamo un mistero anche per noi stessi, quindi sono talmente tante le cose, cioè questa è semplicemente una prima semplificazione. E che perché Gesù dice: quando tu mi vuoi trovare, entra in te, giungi nel tuo nulla, e lì vi senzerete nel brevissimo giro del tuo nulla, scorgerai le fondamenta che ha gettato in te le fabbriche che hanno alzato in te l'essere divino. Guarda e vedi. Perché la consistenza del mio essere dipende da un atto creativo di Dio, motivato dal puro amore. Dio ha fatto un'immagine di se stessa tra le infinite possibili, ecco perché sono così tanti gli esseri umani, in me stesso, in me. E di questa immagine lui è innamorato, ma perché è cosa sua, non è cosa mia. Quindi lui spiegherà al massimo tutta quanta la sua potenza, tutta quanta la sua forza, tutta quanta la sua presenza, tanto quanto entro dentro me stesso, comprendo tutto quanto il suo amore e comincio piano piano in tutto e per tutto ad abbandonarmi a fare quello che lui vuole o a lasciar fare a lui dentro la mia vita, dentro la mia anima, quello che lui vuole, senza timore, senza temere. C'è un aspetto della vita nella divina volontà che è il fare noi, o peggio ancora, il fare da noi. Allora, crescendo piano piano si deve imparare, ma questo raffinandosi sempre più, sempre anche nel pochissimo, che ogni volta che c'entra qualcosa la mia volontà umana, tutto questo bel discorso, nel muro si fa una crepa, le fondamenta vacillano e tante altre cose. La stabilità della colonna non è salda. Questo vige nelle più piccolissime cose, cioè, possiamo fare degli esempi proprio. Terra, 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 qualcuno a volte ne ho fatto, no? L'importante è che si assimili bene il principio. Questo nulla che noi siamo ha il potere di credersi qualcosa, perché l'esperienza che ha
è di una certa autonomia, di una certa consistenza, di una certa individualità, cioè io non ho in questo momento la coscienza che Dio mi sta mantenendo nell'essere o di quello che Dio in questo momento vuole per me o di tante altre cose. E quindi posso tranquillamente vivere, muovermi, pensare, operare e agire in base a quello che mi frulla per la testa. Quindi dando in qualche modo consistenza al mio io. Più faccio questo, e meno sono dentro il mio nulla e quindi evidentemente meno conosco Dio. Perché Dio opera, cosa dice San Paolo? Vedete come si è scritti? Dio ha scelto ciò che nel mondo è nulla per ridurre al nulla le cose che sono perché nessuno possa gloriarsi davanti a Dio. Il passo famoso, no? Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, e ciò che è nulla per ridurre a nulla tutte le cose. Quindi la vita nel divin volere è vita divina appunto perché di noi, se entriamo perfettamente in questo regno, non resta assolutamente più nulla e si vive in stato di complessivo e totale abbandono. Oserei dire complessivo e progressivo totale abbandono, perché a quanto mi sembra di percepire, io non sono un grande esperto, è impossibile realizzare questo nel giro di un giorno, no? Però veramente quando uno entra in quest'onda e comincia ad acquisire tutta quanta una serie di abilitazioni, pensiamo per esempio a un punto della meditazione forse di ieri, no? Attenzione alla pace. Attenzione alla pace. Cioè, ieri abbiamo sentito dire queste sue parole. Resteresti in pace senza provare turbazione se ti rimetti in me, perché io sono pace. Rimettersi sempre in Gesù, sempre. In ogni situazione, no? Ecco, tutto questo è straordinariamente importante per la vita nel divin volere. L'umanità di Gesù e la coscienza del nostro nulla. O Divina Maria, sappiamo che la grandezza ed anche ciò che ha costituito la perla delle tue virtù per te è stata l'umiltà. È l'unica forma di esercizio di umiltà che tu potevi avere, non avendo né peccato originale né peccato attuale, era proprio questo. Lo sprofondarti incessantemente nel tuo nulla, il riconoscere in continuazione che tutta la tua bellezza, tutta la tua straordinarietà che non è possibile descrivere a parole, io ci ho rinunciato ormai da un bel pezzo, insomma, è assolutamente impossibile. Non era altro che un sovraccarico di perfezioni infinite che la divinità aveva riversato in te, certo nella tua individualità di persona unica, che comprendeva queste cose, che le viveva e che non aveva altro che da chiedersi, diceva, Signore mio, che cosa hai fatto con me? E quindi costantemente occupata, incessantemente, a ricambiare, a lodare, ad adorare, a ringraziare, a fare gli atti e a vivere in quello stato sublime di unione col divino volere, di santità assolutamente inimmaginabile, che ha caratterizzato la tua vita terrena. Ma il fondamento di tutto per te era questo. Molti maestri di spirito, io con loro hanno sempre pensato che la virtù più grande, non la più importante, che c'era in te, che ha fatto essere di te quello che sei, era proprio questa, la tua umiltà.
E per cui noi che ci sentiamo così pieni di noi stessi sappiamo che molte volte il nostro Signore, prima di costruire, deve radere un pochino al suolo tanti nostri mostri che ci siamo edificati. Operazione dolorosa in cui abbiamo bisogno di essere presi per mano da te, ma necessaria. Perché le case vanno costruite sopra il nulla, quindi non si può costruire una casa sopra una catapecchia che già c'è, quella catapecchia deve essere distrutta. E se il Signore deve fare questo con noi, la tua mano sia sempre al nostro fianco perché possa aiutarci in questo processo che è certamente laborioso e doloroso, ma porta poi frutti grandissimi di gioia e di santità. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti. Ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.